Signori miei, ma ben ritrovati a tutti in questo nuovissimo video, sempre qui in compagnia del vostro carissimo Sguay. Come avete visto dall'intro, finalmente sono arrivati i pacchi contenenti gli ETB di Shining Fates e di Hidden Fates. Destino splendente, come abbiamo visto negli ultimi giorni, ha fatto un boom pazzesco, c'è stato un boom nei preordini, stanno spacchettando tutti come se non ci fosse un domani. E come avete visto anche io ne ho comprati 4. Ma la domanda che mi sono posto io, dopo aver visto le carte contenute all'interno di questo set, è stata subito: ma ne vale la pena realmente avere tutto questo incredibile hype per questo set? Tutta questa importanza che ci stiamo dando e che ci abbiamo dato? È dovuta? È giusta? O stiamo un po' esagerando? Ovviamente ragazzi, prima di cominciare vi invito sin da subito a lasciare un bel mi piace per supportare il canale, ad iscrivervi attivando la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video e a fine video a lasciare un commento dicendomi quello che ne pensate voi. Allora, per rispondere alla domanda che mi sono posto all'inizio del video, dobbiamo procedere con ordine. Qualche mese fa, intorno al periodo settembre-ottobre 2020, The Pokémon Company, grazie all'influenza di importanti influencer, come ad esempio Logan Paul che ha speso cifre folli per acquistare un set base in prima edizione, è riuscita a portare in alto il proprio marchio, facendo tornare in questo modo la voglia a molti collezionisti che sono cresciuti con i Pokémon sin dalla prima generazione di collezionare le carte Pokémon. Questo, a parer mio, è un fenomeno che è nato soprattutto grazie a noi adulti, in quanto, come ben possiamo capire, per far alzare il mercato ai livelli attuali ovviamente ci vuole una bella disponibilità economica. E capirete bene, un ragazzino difficilmente ha tutti questi soldi. Di conseguenza, gli autori di questo fenomeno siamo principalmente noi. Questo ha portato all'attenzione del mercato non solo i collezionisti come me, che hanno avuto, diciamo, quella nostalgia e così hanno deciso di cominciare a collezionare di nuovo, ma anche tante altre persone che, vedendo il giro economico che si è creato intorno al marchio, ha deciso di lucrarci sopra. Adesso, se consideriamo i set che erano disponibili intorno a quel periodo, ovviamente per quanto riguarda l'era Spada e Scudo abbiamo appunto il set base di Spada e Scudo, Fragore Ribelle, Fiamme Oscure e da poco è uscito Champions Pet, quindi futuri campioni. Se ben ricordiamo, c'era pure materiale di Sole e Luna, in particolar modo erano ancora disponibili delle espansioni molto interessanti, tipo come Eclissi Cosmica, Sintonia Mentale, Legami Inossidabili, Gioco di Squadra e tanti altri set degni sicuramente di nota. Chi si è interfacciato in questo mondo in quel periodo, quindi, ha deciso di spacchettare o comunque di investire sulle collezioni un attimo più importanti, quindi come potevano essere quelle che ho citato prima, considerato il fatto che le carte più vecchie avevano e hanno tuttora un costo molto alto se facciamo il paragone con quelli nuovi. Pian piano quindi questi set sono diventati sempre più difficili da reperire, in quanto erano gli unici dei più recenti ad avere all'interno delle carte più apprezzate e molto ricercate.
Attualmente comunque qualcosa a livello di bustina sfusa la possiamo trovare in edicola perché lei distribuisce ancora la Jedis, oppure possiamo trovarle all'interno di altre collezioni che le contengono. Attenzione, possiamo trovare anche i box, però ad un prezzo almeno raddoppiato e principalmente da privati, qualche negozio, qualcosa l'ha ancora, ma il prezzo non è più quello base, ovviamente. Quindi, tenuto conto tutto quello che ho appena considerato adesso, secondo voi, una persona che si approccia adesso in questo mondo e si accorge che disponibili c'è solo spade e scudo, fragore ribelle e fiamme oscure. Appena sente che esce un set come destino splendente, in cui c'è giusto qualche carta un po' più ricercata e un sacco di shiny, secondo voi cosa fa? Si fionda a comprare più materiale possibile di quell'espansione, temendo che possa fare la stessa fine degli altri set, quindi che non possa accaparrarsene nemmeno un po' per o conservarli o spacchettarli. Io mi rendo conto quindi che si tratta sì di un set valido assolutamente, ma l'hype che si è venuto a creare e tutti questi preordini e acquisti che nel corso dei giorni si stanno verificando, secondo me è dovuto appunto al fatto che molti di noi hanno bisogno di sfogarsi finalmente su un set che vale la pena acquistare. Questo set poi c'è da dire che è stato anche considerato come un destino sfuggente 2.0, perché fondamentalmente è strutturato allo stesso modo, ovvero all'interno troviamo tantissime carte shiny. E vedendo l'andamento del mercato di destino sfuggente, che nel giro di pochissimo tempo, considerato anche il reprint che è stato fatto ultimamente, ha raggiunto delle cifre veramente importanti, che se il prezzo base dell'ETB di Destino Sfuggente è 70-80 euro adesso, lo vendono tranquillamente a 150, prima dell'ultimo reprint a 200, tranquillamente. Quindi possiamo capire che la gente ha iniziato a pensare, guarda, è simile a quello perché ci sono un sacco di carte shiny. Io intanto me lo compro, lo spacchetto e poi si vede, tanto male non farò. Secondo il mio punto di vista, questo ragionamento, semplicemente perché all'interno ci sono delle carte shiny, non è totalmente corretto. E ve lo sto dicendo io che, come avete visto, ne ho comprati 4. Faccio così perché li ho posati qua. Obiettivamente c'è da dire che per come è strutturato Destino Splendente è molto simile a Destino Sfuggente, però noi non dobbiamo semplicemente limitarci a vedere che all'interno di quel set c'è un sottoset pieno di shiny, ma noi dobbiamo vedere ma che shiny sono. Cioè, i Pokémon raffigurati shiny, che Pokémon sono? C'è differenza tra fare un Pokémon come ad esempio Dunsparce, che non so manco come si pronuncia, Shiny, avete capito qual è? Quello di seconda generazione che si trovava all'inizio nelle grotte di Pokémon Oro e Cristallo e Argento, non me lo posso dimenticare più. O fare, non lo so, Mewtwo Shiny. C'è una leggera differenza, c'è un abisso, ragazzi, fra le due carte. Adesso, ragazzi, vi faccio vedere entrambi i set nello specifico per farvi rendere conto di quello che sto dicendo. Ragazzi, partiamo da Destino Splendente analizzando le carte del set principale. Allora, in questo set principale abbiamo 73 carte, compresa la fuoriserie. Andiamo a dare una rapida occhiata. Abbiamo Delmise V, Delmise V Max, Reshiram, Amazing Rare, Kyogre e anticipo Yveltal, Cinderace V, Cinderace V Max, poi abbiamo Morpico V Max, Indeedee V, Crobat V, come vedete molte sono ristampe, Crobat V Max, Yveltal che abbiamo accennato prima, Ditto V Max, Greedent V, Cramorant V Max, poi abbiamo questo Alcremie V Full Art e poi abbiamo 7 carte allenatore Full Art, anzi sono 8 per l'esattezza. Spicca sicuramente Poké Bimba, Anemone è pure carino.
Come abbiamo visto, ragazzi, a parte due allenatori, le Amazing Rare e non so quale carta V o VMAX potrebbe essere ricercata, onestamente non lo so, a parte questo ditto VMAX che per me si limita a essere carino. Poi onestamente non so cos'altro c'è di bello in questo set principale. Adesso ci spostiamo nelle regular shiny, chiamate anche baby shiny. Sono per l'esattezza 104 e le andiamo a sfogliare insieme. Abbiamo gli starter che sicuramente sono carini con le loro evoluzioni. Poi, come vedete, io vedo di molto interessante questo Suicune che sarà sicuramente apprezzato da molte persone, a me piace tantissimo. Qua c'è un altro starter. Poi questi sono ragazzi i Pokémon principalmente dell'ottava generazione. Principalmente perché c'è qualcosa, come vedete qua c'è anche il Rotom. Ragazzi, mi vedete questa faccia semplicemente perché, cioè, ve lo dico in tutta sincerità, a me tutte queste baby shiny, onestamente, cioè, o trovo Copperraia, o trovo Meow di Galar, o trovo Obstagoon, o trovo Stone Journey, o trovo Sandaconda, o mi esce Farfetch, o mi esce Dripi, o mi esce Milsery, mi esce intendo dalla bustina, o mi esce qualsiasi cosa che non sia uno starter o Suicune. Onestamente, avrei sempre la stessa faccia, ve lo dico in tutta sincerità. Poi, andando avanti, ci fermiamo. E queste sono le 104 Baby Shiny. Adesso ci spostiamo e vediamo le cose un attimino più interessanti di quelle che abbiamo visto, ovvero le Ultra Shiny Full Art. Come vediamo, qua abbiamo un Rillaboom V. Rillaboom V Max, che ripeto, non è orribile, ma non mi fa impazzire. Carino. Charizard V Max, ragazzi, che vi sto a dire? Charizard lo sapete tutti, che lo cerca praticamente chiunque. Scentiscorce VMAX, non mi dice niente. Lapras, per carità, un Pokémon di prima generazione, sia il V che il VMAX. Sarà sicuramente ricercato, non a livelli incredibili, ma comunque un minimo di ricercatezza nel corso del tempo lo avrà. Poi, Toxitrici VMAX, Indidee V, Phalanx V, Grimmsnarl V. E VMAX, che raga, ve lo giuro, sto Grimmsnarl. A me non sembra un Pokémon, a me sembra un Digimon. Cioè, un disegno che secondo me è discutibile. Poi abbiamo Ditto V e Ditto VMAX che metto insieme a Lapras V e Lapras VMAX, un Pokémon di prima generazione, carino, blu, molto bello, sicuramente ha il suo fascino. E il Pecorone Dubwool V. Ovviamente ci sono ancora due carte, lo sapete bene, che sono le Black Gold di Eternatus V ed Eternatus VMAX. Comunque il Pokémon raffigurato è sempre Eternatus, quindi per me lo possono fare Arcobaleno, Doro, Rubino, Smeraldo. A me il Pokémon non mi fa impazzire, quindi sì, la carta in sé per sé oggettivamente è carina, ma a me ecco non piace molto. Ovviamente non ho considerato le carte contenute all'interno delle collezioni, le promozionali per intenderci, che potete vedere benissimo da qua, non c'è nulla di che a parte Cramorant, Eldegoss e Boltund Ultra Shiny. Abbiamo anche questo Crobat e questo Dragapult e poi non abbiamo nient'altro. Adesso passiamo a Destino Sfuggente. Per non dimenticarci, qua partiamo subito da quello che troviamo nelle collezioni. Quindi abbiamo queste tre tin. Là trovavamo le Ultra Shiny nelle tin, mentre qui troviamo delle Regular GX. Ma le Ultra Shiny le abbiamo nella collezione di Poteri Supremi, quella della Mega Ball e quella della Ultra Ball. Troviamo qui Zoroark e qui Metagross. Ah, e ovviamente qui abbiamo anche un Solgaleo e un Lunala Gold carini. Adesso spostiamoci nel set principale, quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto col set precedente, andiamoli ad analizzare. Nel set principale, come possiamo vedere, abbiamo 69 carte, compreso la fuoriserie. Abbiamo Pinsir, non fa impazzire, Charizard GX, manco per dirlo, Starmie, niente di che, Gyarados, carino, Raichu, carino.
Comunque, se voi qua scorrete anche le carte comuni e non comuni e le rare normali, regular, sono anche belle, ragazzi, eh? Vaporeon, Pikachu, cioè Charmeleon, Charmander. Sono comunque carte, a parte belle perché bello è soggettivo, ma sicuramente più apprezzate. Jolteon, Zapdos. Poi abbiamo questo Mewtwo GX regular, che è pure carino. Questo Mew, che dovrebbe essere raro, sì. Onix, niente di che. Wigglytuff, niente di che. Abbiamo questa carta, ragazzi, che pure il regular GX è una bomba, è bellissima. Poi, come potete vedere, abbiamo... no, ragazzi, ragazzi, vogliamo parlare di Alcremie V? Ragazzi, Alcremie V? Lasciamo stare. Moltres, Zapdos, Articuno, Full Art e... Moltres, Zapdos, Articuno, Full Art, Rainbow. Ora sto pensando che, ecco... Nelle carte che abbiamo visto prima mancava Alcremie VMAX Hyper, ve lo sto dicendo adesso. E due allenatori qui abbiamo, Esilio Di Giovanni e Jesse e James. Quindi come possiamo vedere il set principale di Destino Sfuggente è incentrato proprio sulla prima generazione. Ma anche a livello proprio, anche i trainer, come vedete c'è Jesse e James che ci sono da sempre. C'è Giovanni che vediamo da sempre. Il trio degli uccelli leggendari, che è una carta stupenda. E tutte le carte che avete visto: Brock, Koga, Surge, Misty. Ragazzi, siamo nella prima generazione. Adesso ci spostiamo nelle carte di tesoro cromatico, il sottoset chiamato in inglese Shiny Vault. Come possiamo vedere, abbiamo delle carte sicuramente interessanti, come questo Scyther. Charmander, Charmeleon, anche questo Rowlet che comunque abbiamo visto anche che c'è nell'altro set in Destino Splendente. Datrix, queste due carte non mi fanno impazzire. Vulpix, scusate, è carino. Wooper è carino, Quagsire è carino. Froakie, Frogadier, sono carte belline. Voltorb un po' meno, questa che nemmeno so come si pronuncia. Xarkitribo, Seaviper, per carità, carino. Shape, Tinkei, Malamar, questi sono un attimo poco non minori. Poi Paul... Questa è nuova, Sudowoodo, Riolu già è più interessante, Lucario è più interessante, questo è un po' meno, Zoro è più interessante, Magnemite, Magneton, Magnezone, Beldum, Metang, questi sono Pokémon apprezzati, Celestila, Cartana, a me non dicono niente, Ralts, Kirlia, sono bellini, Dianzie, non mi dispiace, Altaria, bello, 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 Gibble, Gabite e Garchomp. Sono tre carte che a me piacciono tantissimo. Eevee, apprezzato da tutti. Swablu, carino. Queste tre un po' meno. Come possiamo vedere, quindi, abbiamo 104 regular shiny in Destino Splendente, mentre qua ne abbiamo 45. Quindi su Destino Splendente sono più del doppio. Adesso passiamo alla parte veramente interessante di questo set, che l'ha reso così tanto ricercato. Ovvero le Ultra Shiny. Le Ultra Shiny, ragazzi, in questo set sono 35, mentre in Destino Splendente erano 16. Quindi erano poco meno della metà. Qui sono poco più del doppio. E il fatto non è che sono di più, ma il fatto è che Ultra Shiny abbiamo. Andiamo un attimo a guardare. L'Ifion Jinx, che è un Evolution. Decidueye, comunque l'ultima evoluzione di uno starter. Golisopod, lasciamo perdere. Charizard GX, non ne parliamo di Charizard, lo sapete meglio di me. Ho-Ho GX, stupendo. Un leggendario. Reshiram GX, bellissimo. Tutto Tartunator, lasciamolo stare. Ninetales di Alola, stupendo. Articuno, spettacolare. Glaceon, meraviglioso. Greninja, una bomba. Electrode, lasciamo perdere. Di nuovo questo Xarkitree, lasciamo perdere di nuovo. Mewtwo GX. Ma che gli vuoi dire? Espeon. Banette un po' meno, Nihilego proprio levalo, Nagadel, non mi, Naganadel, lascialo pure, lascialo stare. Lucario è pure carino, Zygarde, non è che mi fa impazzire. Le due versioni di Likarok, so carine, per carità, niente di che, attenzione. Bazul non mi dice niente. Umbreon, ragazzi, Umbreon, Darkrai, Gazzard, lascialo stare. Scizor è carino, Kartana, Stakataka, niente, non mi piacciono. Gardevoir, bello. Sylveon, pure molto apprezzato e ricercato. Altaria ha il suo perché. Poi abbiamo Noivern, Silvally, Dramba, che sicuramente sono minori. E poi, vabbè,
Passiamo a altre carte, ma come già avete visto da qua, ragazzi, qua le ultra shiny interessanti sono tanti, raga, sono tanti. Cioè, contiamole un attimo. Ma che vuoi? Lifeon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cioè io reputo che qui 18 ultra shiny, quando li pulli, dici bella. Cioè tu dici bella. Non è come in Destino Splendente che trovi il Rillaboom, bellino, carino. Oppure trovi in DD, trovi... come si chiamava qua l'altro Pokémon? Un attimo solo. Trovi Grimmsnarl, trovi Phalanx, trovi Toxitrisi, trovi Sentiscorch, dici bello, ma dentro di te dici bello tanto quanto può essere bello un Umbreon, un Espeon, un Greninja, un Mewtwo, un Articuno, un Glaceon. Dici allo stesso livello, il tuo cuore batte forte per dire ma che spettacolo questa carta? A me no, parlo di me, attenzione. Ma penso che a tanti altri l'emozione e la sensazione non sia la stessa. Comunque, per concludere, andiamo a vedere gli allenatori che qui troviamo nel sottoset Shiny Vault, che sono carini. A parte questa Camilla, che a me piace tantissimo, che ci ha dietro questo Garchomp spettacolare, gli altri non mi dicono niente di che. E poi abbiamo 8 gold, 4 trainer. A me le trainer gold non piacciono, ma anche non sono nemmeno tanto ricercate. E questi 4 Tapu, che sicuramente hanno il loro perché, ma anche in questo caso non mi fanno impazzire, ma ripeto, hanno il loro perché. A questo punto torniamo in studio per le conclusioni. Adesso io, ragazzi, in conclusione vi faccio una domanda. Secondo voi questo set Destino Splendente, che contiene all'interno tantissime carte shiny, ma di ottava generazione principalmente, così come le contiene le carte shiny Destino Sfuggente, ma sono un altro tipo di carte, secondo voi questo set avrà lo stesso successo o un successo che si può avvicinare tanto? Ragazzi miei, volevo lasciarvi con un detto che sicuramente conoscete molto bene. Ricordatevi che non è sempre tutto oro quello che luccica. Meditate, ragazzi miei, meditate. Anche per questo video, dal vostro Sguen è tutto. Ci becchiamo come sempre in un prossimo. Ciao ragazzi, statemi bene.